Non ho figli da dare, non potrò. Non ho tube che si gonfiano, né ovuli da spargere per il mondo. Non ho vulve da tenere fra due dita, da schiudere tra le valve delle gambe. Non ho niente. Ma lui mi sfiora, continua a toccarmi, a perlustrare con le dita questo corpo imploso, risucchiato tutto all'interno, fuggito, senza lasciare tracce. E lui persiste a sfiorarmi, per trovare il punto che possa dargli piacere, che possa consolarlo, farlo sentire uomo. Non glielo dico, ma non c'è. Eppure tutta questa sua goffa illusione, questa avventatezza nel proiettarsi verso il dato certo, per un attimo mi restituisce tutto ciò che mi manca. E al suo miracolo, questa sera, mi faccio donna, completamente. Come associazione Arcigay Ligia alla Mesia Terme abbiamo deciso di invitare qui la scrittrice Giovanna Cristina Vivinetto, autrice del libro Dolore Minimo, che parla del tema della transessualità e lo fa in una maniera molto delicata ma anche forte. L'abbiamo organizzato soprattutto anche in questa giornata, che è la giornata della memoria, proprio perché questo argomento è ancora un tabù, soprattutto in Italia. Se l'omosessualità è un argomento più sradicato, diciamo, il tema della transessualità ancora viene visto molto come un tabù, vengono ancora molto discriminate le persone transessuali, quindi abbiamo voluto organizzare questo anche per sensibilizzare le persone, soprattutto una città come Lamezia che ha bisogno di una sensibilizzazione simile, quindi speriamo di che ci sia tanta gente e che sia esca un bel evento, ecco. Sono Giovanna Cristina Vivinetto, il mio libro si intitola Dolore Minimo, è uscito ormai lo scorso maggio per l'editore Interlinea ed è il primo libro in Italia ad affrontare in versi la tematica della transessualità e della disforia di genere. Proprio per questa novità tematica introdotta per la prima volta appunto in Italia e soprattutto in un genere particolare che è quello della poesia, il libro ha avuto un grandissimo riscontro di pubblico e di critica, ma anche qualche critica da parte ad esempio dei provita, i quali hanno attaccato duramente il libro solamente perché scritto da una persona transessuale, ma nonostante ciò, insomma, loro malgrado, il libro ha avuto una maggiore diffusione, a tal punto che ad un mese dalla pubblicazione siamo arrivati alla seconda edizione, per un totale di oltre 3.000 copie stampate e distribuite. Dolore Minimo appunto affronta il tema proprio della transessualità, racconta una storia che è quella legata a queste tematiche. Il titolo appunto Dolore Minimo rimanda ad una condizione di dolore che viene razionalizzato e per questo diventa minimo, qualcosa con cui si impara a convivere ed è quindi la dimostrazione come una persona transessuale può vivere anche normalmente, insomma, come tutti gli altri.